Ciao a tutti, il motivo che andremo a vedere oggi è questo motivo a forma di gufo. Allora, il motivo in realtà è costituito da 20 maglie, quindi il motivo in teoria è questo. Ok? Quindi il motivo è formato da 20 maglie, ma io ho aggiunto a queste 20 maglie... 6 maglie da una parte e 6 dall'altra per formare, cioè per mettere in risalto praticamente il gufo, più eh, 4 di vivagno, cioè 2 da una parte e 2 dall'altra per formare appunto questo bordo. Quindi se voi volete fare solo ed esclusivamente il gufo, dovete mettere 20 maglie più ovviamente il vivagno. In caso contrario, se lo fate come me, dovrete andare a mettere 20 maglie più se da una parte se dall'altra più eh, il vivagno allora questa, ehm, questo motivo è formato in altezza eh, da 29 ferri sul davanti si presenta in questo modo mentre sul dietro scusate sul dietro eh, è formato eh, cioè, mh, si presenta così le maglie eh, cioè i ferri di eh, ritorno Vengono lavorati come si presentano le maglie. E, è chiaro che è un lavoro che potete utilizzare in linea di massima eh, per dei lavori eh, per dei bambini, quindi eh, potete abbellirlo ad esempio con eh, delle perline, come ho fatto io in questo caso, eh, non le attaccate per farvi vedere, eh, o con dei fiocchetti. così oppure eh, con eh, delle perline più piccole il risultato più o meno è questo o eh, con dei eh, ecco con dei bottoncini eh, in questo caso io non li avevo eh, non li avevo rosa li ho messi di questo colore eh, insomma un po come eh, più vi piace adesso andiamo a vedere insieme eh, come si eh, procede eh, ric vi ricordo che per formare la treccia avremo bisogno di un ferro ausiliario per mettere appunto in sospeso le maglie andiamo a vedere come si procede allora il primo ferro io ho montato sul ferro 36 maglie suddivise in eh, se da una parte se dall'altra più 2 e 2 di vivagno e, le ho, ehm, e poi al centro eh, appunto ci sarà il nostro motivo gufo che io ho evidenziato con ehm, questi due marcatori così eh, vi rendete conto eh, quali di quali sono appunto eh, le maglie del motivo andiamo insieme a lavorare allora il primo ferro è formato cioè andremo a fare tutte le maglie a diritto quindi tutte le maglie vanno a diritto continuate in questo modo adesso io lo tolgo questo poi lo rimetto andiamo a fare tutte le maglie a diritto quindi continuate così per tutto il ferro ci vediamo al secondo allora il secondo ferro andremo a fare di nuovo tutte le maglie a diritto quindi procedete per tutto il ferro. Ok? A diritto. Ci vediamo al terzo. Terzo ferro si procede in questo modo. Allora io andrò a fare le mie maglie di vivagno. Poi procedo con sei diritti. 1 2 3 4 5 e 6. Da adesso in poi inizia il motivo, quindi voi queste sei maglie potete anche saltarle. Allora, il motivo è in, eh, si lavora così. Un rovescio e 18 diritti. Quindi 1 2

E questo è il motivo del gufo. Io proseguo con i miei sei diritti quindi 2-3-4-5 e 6 e chiudo il ferro con il mio vivagno. Il quarto ferro. Andremo a fare le maglie come si presentano quindi andremo a fare in questo caso sei diritti, dopodiché procediamo con un diritto, 18 rovesci e un diritto e concludiamo con sei diritti. Ci vediamo al quinto ferro. Quinto ferro. Vado a fare il mio vivagno. Sei diritti 1 2 3 4 5 e 6. Due rovesci. 1 e 2. Dopodiché procedo in questo modo. Due maglie sul ferro ausiliario dietro al lavoro. Due diritti, 1 e 2. Riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. Una e due. Un rovescio e un diritto. Un rovescio e un diritto. Un rovescio e un diritto un rovescio e un diritto due maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro due diritti 1 e 2 riprendo le maglie le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto 1 e 2 due. due rovesci 1 e 2, proseguo con 6 eh, diritti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e chiudo il ferro con il mio vivagno. Andiamo a fare insieme il sesto ferro. Allora, procediamo. Allora, io vado a fare il mio vivagno al rovescio. Dopodiché faccio sei diritti, 1 2 3 4 5 e 6 e lavoro le maglie come si presentano, quindi due diritti due rovesci quindi uno e due dopodiché procedo in questo modo perché eh, in questo caso stiamo andando a fare il, mh, la maglia di riso quindi eh, dove c'è un rovescio andremo a fare un diritto e dove c'è un diritto andremo invece a fare un rovescio quindi Facciamo un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto e un rovescio, un diritto, un rovescio. Un diritto e un rovescio. Un diritto. Tre rovesci. Uno, due e tre. Due diritti. E sei diritti. Quindi uno, due, tre. Quattro, cinque e sei. Chiudo il ferro col mio vivagno. Settimo ferro, vado a fare sei diritti. Allora, prima il mio vivagno. I miei soliti sei diritti. Poi due rovesci, due diritti, uno e due. Dopodiché vado a fare un rovescio e un diritto. 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 Un rovescio, tre diritti, uno, due e tre, due rovesci e chiudo il ferro con i miei sei diritti. il mio vivagno ecco qua allora da adesso in poi dobbiamo andare a ripetere questi due ferri fino al ferro numero 16 alternandoli quindi l'ottavo ferro sarà uguale al sesto mentre il settimo sarà eh, mentre il nono ferro sarà uguale al settimo quindi ripetete il il ferro numero 6 e il numero 7 fino al numero 16 ci vediamo al diciassettesimo ferro allora diciassettesimo ferro vado a fare il mio vivagno sei diritti due rovesci, quindi 1 e 2, porto 4 maglie sul ferro ausiliario, quindi 1, 2, 3 e 4, dietro il lavoro vado a fare 4 diritti, quindi 1, 2, 3 e 4. Riprendo le maglie e le sposto dal ferro ausiliario al ferro di sinistra e le lavoro a diritto: quindi una, due, tre e quattro. Okay. Riprendo il ferro ausiliario. Sposto quattro maglie sul ferro ausiliario. Davanti al lavoro vado a fare 4 diritti, quindi 1, 2, 3 e 4. Riprendo le maglie del ferro ausiliario le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto, quindi 1 due, tre e quattro, due rovesci, uno e due, sei diritti e chiudo il ferro con il mio vivagno. Adesso, il diciottesimo ferro andrò a fare i miei. allora Il mio vivagno ovviamente, sei diritti. In questo modo, due diritti. 16 rovesci quindi non vado a fare altro che fare le maglie come si presentano ok quindi dove c'è il rovescio vado a fare il rovescio dove c'è il diritto vado a fare il diritto e quindi due diritti eh, no scusate sì due diritti e sei diritti fino alla fine del ferro il mio vivagno lo andrò a fare a rovescio ok quindi siamo arrivati al ferro 19. Il 19 ferro, vado a fare il mio solito vivagno, le mie 6 maglie a diritto e il motivo è formato da due rovesci, 16 diritti, quindi 1, 2, 3, Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici e sedici. E da due rovesci. Termino il ferro con sei diritti. il Mio vivagno, adesso non dovremo far altro che ripetere i ferri dal numero 18, cioè i ferri, scusate, numero 18 e 19 fino al ferro numero 24. Ci vediamo al venticinquesimo, ferro numero 25. Allora vado a fare il mio solito vivagno. Le mie sei maglie. Le maglie del motivo sono: due rovesci 1 e 2, 4 maglie sul ferro ausiliario: 1, 2, 3 e 4. Dietro il lavoro vado a fare 4 diritti. Quindi 1, 2, 3 e 4. Riprendo le maglie del ferro ausiliario, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. Quindi 1, 2, 3 e 4. 4 maglie sul ferro ausiliario, quindi 1, 2, 3 e 4, questa volta davanti al lavoro vado a fare 4 diritti, quindi 1, 2, 3 e 4, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. Quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudo il motivo con due rovesci. Proseguo con 6 diritti. Quindi, e chiudo il ferro con il mio vivagno. Allora, il ventiseiesimo eh, ferro, andiamo a fare il mio vivagno al rovescio, poi sei diritti, vado a fare due rovesci. No, scusatemi, due diritti e due, quattro rovesci, quindi uno, due, tre e quattro, otto diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, Sette e otto. Quattro rovesci. Uno, due, tre e quattro. Due diritti. E sei diritti. ovviamente le mie due maglie di vivagno che vado a fare a rovescio allora il ventisettesimo ferro vado a fare il mio vivagno le mie sei maglie a diritto Il motivo si presenta in questo modo. Due rovesci. Quattro diritti. Uno. Due. Tre. E quattro. Otto rovesci. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E otto. Quattro diritti. Uno. 2, 3 e 4, 2 rovesci, 1 e 2, e 6 diritti, perché vado a chiudere il mio ferro. E poi, scusate, il mio vivagno che chiude il ferro. il ventottesimo ferro andrò a fare tutte le maglie a diritto quindi questa, eh, scusate qui in questo caso io devo fare un rovescio quindi eh, devo andare a fare due rovesci per il mio vivagno poi tutte le maglie allora ripetiamo un attimo scusate eh. Allora, riprendiamo dal ventottesimo eh, sì, dal ferro. Scusate. Allora vado a fare i miei due divagni a rovescio. Dopodiché tutte le maglie andranno a diritto. Ok? Tolgo anche questo che tanto non mi serve più. proseguo tutto il ferro a diritto fino alla fine del ferro, proseguite a diritto, ventinovesimo ferro, vado a fare eh, sei diritti, quindi io faccio il mio vivagno, i miei sei diritti, quindi 2, 3, 4, 5 e 6, giusto? 2, 4, 6, dopodiché vado a fare 20 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

Allora, il motivo è terminato, ok? E come vi ho detto all'inizio, potete abbellirli ehm, come più eh, vi piace, per esempio, eh, con dei fiocchettini, eh, eh, semplicemente, oppure eh, con un fiocchetto diverso, insomma, come più... Eh, vi aggrada il video è terminato e ci vediamo alla prossima. Vi ricordo che eh, il motivo scritto lo trovate sotto il video. Alla prossima, ciao ciao.